Sembra di sì. Wow. Wow, i dati sembrano darmi confermarmi, darmi la conferma che siamo in 1080p, una cosa incredibile della morte. Incredibile, incredibile, non sta perdendo neanche un pacchetto, neanche uno solo. Molto molto buono, molto molto buono. Grazie a tutti i bisticci che ho dovuto fare con gli operatori telefonici, ho qualcosa tipo che avrei potuto avere magari 10 anni fa, fossi stato un bambino ricco in un posto da ricchi. Mentre invece no, ehi. Però vabbè, GG, dai, tanto va bene lo stesso. Siamo in 30 fps, ma perché tanto cos'è? Ah niente, WeTransfer che mi manda delle immagini strane blu. Ciao commentatore video, come stai? Tutto bene? Sono partito quei 4 minutini prima giusto per scaldare un po' l'atmosfera. E anche perché non ho mai capito gli streamer che dicono: oh, ci vediamo alle 21. Poi tu arrivi alle 21 e c'è tipo la musichetta con il login che si muove, tutte le cose. Che io dico. Cioè, nel senso, perché attivano quel cosino prima? Non possono mettersi loro a intrattenere nell'attesa che la gente si riunisca tutto intorno al focolare? Cioè, son molto più bravi di me a intrattenere. Non l'ho mai capita quella roba là. Sto bene anch'io, grazie, commentatore. E adesso facciamo questo esperimento di live. Un bitrate decente a 1080p. Yeah! Speriamo funzioni tutto. Yeah! L'avevo già fatta una in 1080p, ma ero da un'altra parte, per cui. No, sto fissando troppo la telecamera. Sembro poi pazzo. Cosa stavo dicendo prima? Chi se lo ricorda? No, appunto, questo discorso qua perché mettono il cosino là? Cioè, sono della gente molto brava a intrattenere, quindi potrebbero intrattenere anche nell'attesa in cui succeda qualcosa. No? Domanda. Non l'ho mai capita. Che poi tu sei là e aspetti e scrivi alla gente che tanto non gliene frega niente, scrivono delle cose placeholder giusto per che arrivi qualcuno. Boh. Forse non sono fatto per fare streaming, semplicemente. Ottimo! A livello di audio tutto bene? Spero di sì, perché non credo di aver toccato nulla dall'ultima volta. Forse un pochettino altino il microfono, non lo so, perché vedo che arriva ogni tanto nella parte gialla. Però vabbè, fin dato che è giallo non è un problema. Se dovesse passare al rosso, là un po'. Però meno 5 e 6 è l'impostazione tipo perfetta di sempre. Chissà. Niente. Ottimo, ottimo. Tra l'altro, vabbè, intanto che manca questo minutino di cosa? Apriamo giusto per vedere un po' la roba. Sono andato un attimo avanti, come anche ho detto in privato a. Sì, no, ho capito, che intendessi quello. Come ho detto, ho avuto modo di dire in privato con commentatore video, a parte che forse posso togliermi anche un pile e restare con un altro pile. Appunto, sono andato leggermente avanti, più che altro anche per far vedere qualcosa di nuovo, se possibile, perché l'altra volta abbiamo fatto solo delle missioni da medaglia d'argento per quella stupida zuppa che sbagliavo sempre. Ho studiato e adesso dovrei essere più pronto per qualcosa. Beh, sto ancora peggio con sto file, vabbè, non importa. Non ho una grande figura scenica, ma tanto siete abituati. Altrimenti sareste andati a vedere una di quelle streamer con le tette al vento che fanno niente, ma hanno le tette al vento, quindi GG. No, appunto, allora, Start New Day, Upgrade Track, ho messo questi due cosini qua che mi pare che l'altra volta non ci fossero. Sono andato in quest'ordine qua con gli upgrade, o forse l'altra volta non eravamo arrivati neanche agli upgrade, non mi ricordo. Comunque, ho messo questi upgrade qua che in pratica mi mettono una
tre prep station e una holding station. Le prep station comunque le puoi configurare ogni volta, però non le ho mai messe. Perché le prep station ti abbassano di uno il livello che devi avere di cibi per iniziare il giorno. Però hai un tavolo in più da servire con in contemporanea, per cui non lo so, per ora non volevo incasinarmi da quel punto di vista. La holding station invece fa comodo sempre e penso che tu non possa attivarla o disattivarla. Ah no, si sì, puoi attivarla o disattivarla, ma preferisco tenerla attiva. Gli upgrade più interessanti che vorrei fare più che altro sono questo coso qua che aggiunge freschezza e serving, cioè portate quando raggiungi una nuova fermata. Questo mi pare anche che era no. Questo che aggiunge il massimo del portate a tutte le holding station, che a livello 6 è una roba favolosa, cioè nel senso più 6 è tantissimo. E questo anche secondo me è interessante, quindi volevo portarmi un po' avanti in questa linea, perché questi mi sembrano un pochettino fiacchi al confronto. Perché questi stanno perfetti più a lungo, questi ti conserva le holding station un po' più a lungo, però cioè quelli che mi interessano di più sono quelli che danno i serving di più perché ti permettono di risparmiare poi dal farne di nuove. Tra l'altro niente, sono passate le 21, quindi possiamo ufficialmente iniziare. Food Catalog ho comprato qualcosina, non mi ricordo più che quante cose nuove rispetto a dove ci eravamo lasciati l'altra volta, ma nulla di spettacolare, non mi ricordo nulla di sensazionale che dovessi assolutamente farvi vedere perché era il piatto definitivo del mondo, anche perché li ho presi credo tutti di livello 1 o forse al massimo uno di livello 2, ma sono delle robe comunque niente di fondamentale. Oh, come potete vedere qua sono andato un po' avanti di tutto. Ah, questa è road closed ancora perché mi mancano 2 ore. Però tanto quella che ci serve per uscire è comunque questa qua. Che potrei anche andare a fare adesso per vedere un attimo insieme con voi che cosa succede. Poi mi auguro comunque che in questo possiamo tornare indietro. Perché comunque se dobbiamo raggiungere tutte le stelline, che sono x mila milioni, perché qua lo dice forse. Sono 387 livelli. Ce ne sono 2, 3, 4, 5 che devo poi andare a perfezionare. Però diciamo che possiamo anche provare a vedere questo. O ci scaldiamo con un'altra. Sì, secondo me ci sta. Scaldiamoci con un'altra. Entire menu, questa qua. Standard. E vediamo un po' che cosa vuole. 6 cibi. Va bene, senza particolari richieste. Allora, holding station, cosa mettiamo? Seguo molto il tuo consiglio, tra l'altro commentatore, che è quello di mettere il più possibile quelli che hanno una holding station suggerita, ma che non devi per forza averli nella holding station. Per cui, vabbè, qua di tre ne metterei Chicken Nuggets. Churros, che vanno bene, che non hanno bisogno di holding station obbligatorie. E poi metterei quasi quasi uno come holding station obbligatorio che può starci, dai. Biscuit gravy. Dai, così facciamo un po' più di soldi. Sempre se non fallisco tutto. Ah, questa non la voglio più vedere perché la sbaglio sempre. Ah, Banana Foster, forse ho comprato. Non so se c'eravate già quando ho comprato i Banana Foster. I crab legs sono facilissimi, ma anche il fresh fish non è per niente assurdo. Farei quasi quasi crab legs e fresh fish. Togliamo il banana foster, però visto che abbiamo questo un po' difficile, mettiamo gli onigiri che sono abbastanza facili. Sì, che è una cosa un po' tutta a caso, perché abbiamo dei dolci insieme a del pollo e del riso insieme a del pesce. Vabbè, il riso col pesce non è un problema, però è tutto un po' mischiato, ma tanto. Ha detto menu completo, quindi potevamo scegliere un po' tutto, entire menu. Cosa dice il signor commentatore di questo menu scelto per la serata? Per la serata? Ci sta? Sì, no? Forse? Pronti? Io vado, eh?
Parli ora o tacci, tacci ora. Tacci ora. Andiamo? Vabbè, ormai sto cliccando. Ho cliccato. Sì, va bene. Oh, allora, mi devo... Sono un po' di giorni, comunque, che non sono su Cook Servidations, quindi se sbaglio tutto... Abbiate pazienza. Allora, intanto andiamo con questi che... facciamo un bel po' di questi. F4, facciamo un po' di churros. Poi uno. Risacca N. E due sono CL. F5, spariamo degli altri churro. 3 Red Snapper THB e poi S. Cioè, la cosa più difficile del pesce, come nell'altro, era di scegliere il tizio giusto. Blue Fin Tuna. Ok, questo THB S. Spara tutto fuori, questo è un CL, perfetto. Spara tutto fuori, allora l'F4 si è liberato, quindi abbiamo bisogno ancora di nugget e li mettiamo qua. Allora, aspetta, abbiamo bisogno ancora di churros. Poi abbiamo i biscotti, biscuit gravy, 3, biscuit gravy, 4. Stavo perdendo quella roba là. Biscuit gravy, biscuit gravy. I churros sono a posto. Ok, allora. Rifacciamo i biscotti. Era perfetto, grazie. Hanno bisogno di un sacco di nugget. Butterei via anche queste, perché tanto... RISHN. 2CL, 3, allora cosa che vogliamo? Un albacore, THBS, 4, non albacore, THBS, 5, RSHN, 6, cosa vogliono? Un bluefin tuna, THBS, 8. Ok, allora spariamo fuori un po' di biscotti. 7 biscuit gravy. Ho bisogno di altri churros, vero? Come ho fatto solo... biscuit gravy, biscuit gravy. Non ho più biscotti. Che può essere un problema. Churro. Allora, BG, BG, 7 BG. Ho visto che mi ha dato un messaggio commentatore, adesso lo leggo, aspetta un attimo. Allora, B. Sono pieno di... C'è degli altri biscotti che mi sa che ne serviranno ancora. E ho bisogno di churro ancora. Allora, G2BG, 3BG, 4BG, 5BG, 6BG. Ho ancora bisogno di churro. No, ah no, di nugget adesso. Allora, 1BG, 2BG, 5BG. Allora, meno misto, meno chi vuole dolce fa dolce, chi fa salato, chi vuole salato fa salato. La B penso sia da prendere con l'indice sinistro, ma non ne sono sicuro. Ogni tanto scatta. Ah, ogni tanto va a scatti la live, non mi piace questa cosa. Ah, Cribi, ho perso un 1% di... Non mi piace. Faccio degli altri biscotti perché quelli andranno via malissimo. C... FC, no, F5 volevo. C,
2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 RSHN. Speriamo che non capiti più quello scatto che c'è stato prima. RSHN. Se no abbasso il bitrate in qualche modo. Dai che ripuliamo un po'. Allora, F4, ci sparo dentro degli altri PG 2 3 BG, 4, 5 BG, 6 BG, 7 BG. Abbiamo bisogno di altri biscuit gravy. 2 3 BG, 4 BG, 5 BG, 6 BG. No, cosa ho fatto? No! 3 BG, 5 BG, 6 BG. Ne ho sbagliati 2 o 3. E non ho più biscotti di nuovo. Ho fatto 3 errori? Kaiser. Solo video, però l'audio rimane fluido. Mi dispiace, ho 20 mega in upload, è possibile che non riesca a mantenere in modo decente? E ho precipitato, ma di brutto, 3008 visto adesso. Provo a mettere un attimo ad abbassare, se no cambio quella roba che diceva Twitch, di cui non ero convinto. Lasciamo così, proviamo a vedere se con questo 0 al posto di 2 si ripiglia o se devo abbassare il bitrate. Però che fregatura, è arrivato così bene all'ultima. Vabbè, dai, abbiamo detto che ne facevamo una per scaldarci, la recupererò poi in un altro momento. E a 331 fotogrammi persi, speriamo che non vada, cioè che non ne perda ancora. Se scende sotto la soglia critica dell'1% dovrebbe essere sufficiente. Allora niente, abbiamo fallito miseramente di nuovo. Proviamo questo, ah, un menu di 7 punti. Kaiser, questo potrebbe essere bello tosto. 7 punti. Standard. Oh, yeah. Vediamo, se dovesse essere troppo difficile aggiungo un tavolo. Allora, questi vada. Hakadango erano difficili, erano medi. Mettiamoli. Ci mancano ancora 5 punti. Cavolo, su tutta roba che non conosco. Scusami. È la parmigiana di melanzane. Non sapevo che ci fosse anche nel 2. LOL. Ma non è vero che... Ciao Tommy, come va? Proviamo a vedere come funziona la parmigiana di melanzane. Allora, olio e melanzane. Ok, prima friggere melanzane. Ok, ci sta. Non tutti la fanno così, però ci sta. Mi stiamo imparando a fare la parmigiana di melanzane. Perché dobbiamo fare un menu speciale e non sappiamo cosa metterci dentro. È un classico italo-americano.
Tomato, parsley, parmesan. ETPR, ok. ETPR, dai, non mi sembra troppo difficile. Il casino è che una preparazione. Pier Patwich. Salve a Salvini. Ok. Salve a Salvini. Compriamola, dai. Compriamola. E lo aggiungiamo. Ci mancano ancora tre. Ah, lol. 500 fps, lol. Non sapevo avessi un nome diverso. Tra Prime Gaming. Ah, perché ci avrai Amazon Prime 100 su 100. Con quella coroncina là, non mi inganni. Come stai? Cosa facciamo? Allora, abbiamo appena sperimentato la parmigiana. Se te la fossi persa, Xenon. Cosa cavolo ci mettiamo ancora? Il gelato? La carne di Wellington? Non la voglio neanche pensare. Hazelnut. Oddio, questa c'ha tante di quelle combinazioni che ci moriremo. No, ecco, già ho messo la stracciata, lo strawberry al posto della stracciatella. Amarena. Chocolate. Chocolate, hazelnut, zabaione, banana. Quanti cavoli di gusti abbiamo? Peppermint. Ah, ma la peppermint. No, non è veramente piperita la peppermint, no. Mango con la A. Perché mango con la A? Vaniglia. Sì, qua dobbiamo stare a cercare mille ore. No, vediamo se c'è qualcosa di più simpatico. Ah, la bistecca di Salisburgo. Proviamo. Ottimo, sono contento che tu stia bene. Questa c'era già nel primo Cooks of Delicious, mi ricordo. C'era tipo un achievement in cui serviva a fare tutte bistecche di Salisburgo. Cioè non è che lo chiedeva l'achievement, è che il miglior modo per vincere un achievement, che era quello di avere tipo tutto alla difficoltà 150% e non fallire nulla, era di mettere tante bistecche di Salisburgo perché ci mettevano un sacco a cuocere. Ah, ok, ci devo mettere la decorazione sopra. Gravy. Oh. Gravy. Ok. Va bene, questa mi piace già di più. Aggiungiamo anche questa. Abbiamo bisogno ancora di un punto. Il gelato non lo voglio. Questo cos'è? Palak paneer. Oppure breakfast sandwich. Dal breakfast sandwich è quello che c'era anche nel primo Serve Delicious. Hai visto 1080p? No, è vero, era un casino. Cheese biscuit. Egg bacon cheese biscuit. Egg bacon cheese biscuit. Ham egg croissant. Ok. Sausage. Ah, è con la U, perché la sausage è sempre con la U. Cheese biscuit. Oh, si può fare, ma sbaglieremo di sicuro qualcosa oggi. Cheese biscuit. Il vaccino 5G microchips. Ho dovuto corrompere i medici giusti che fanno i vaccini. Però. Sì, ne è valsa la pena. Ma potrei mettere anche qualcosa di zero qua. Ah no, non c'ho più niente di holding station da zero. Perché abbiamo 8. Al posto di 7. Vabbè, ci proviamo. Proviamoci. Niente, tra l'altro l'illuminazione non è per niente bella perché mi vedete tutto blu in faccia per lo schermo. Ma è che non ho una luce là dietro, ho una luce là. Ed è una abat-jour. Hello, chef. Good Ciao, luck chef. today.
Ah no, sono io lo chef, lol. Avevo 5 stazioni, mare, allora, GVP, quelli sono a posto, poi le nugget. Tra l'altro dobbiamo ricordare che se possiamo fare questa live è grazie, oltre a Tim che mi ha cambiato la connessione, al presente qua Pierpat Twitch che mi ha regalato il gioco che stiamo giocando insieme. Sul quale effettivamente nutrivo dei Abajur è meglio del green screen, lol. Nutrivo dei dubbi prima di provarlo. Infatti non l'avevo comprato day one, ho fatto altre robe. Però devo dire che finora mi ha convinto. Finora mi ha convinto alla grande. Gravy. 4, devo mettere ancora 4. Allora, spara via quelli. Ah, questi hanno bisogno sempre di GVP. A questo salisbury ha bisogno del gravy 5 GVP 6 GVP 1 GVP 5 GVP e 4 salisbury e mushroom gravy. Allora abbiamo bisogno di ancora GVP. Poi mettiamo quanti chicken strips, ne sparo altri. E speriamo che quelle holding station ci restino vive, vedete. Cheese biscuit 2, ham, egg biscuit. Ah, la parmigiana. Ma perché sei diventato verde? Pierpa. Ma no, quello sta andando male. Facciamolo di nuovo. Anche l'F4 sta andando male, lo sapevo. Poi eggplant. Allora, qua devo metterci eggplant TPR. 6 e ham egg biscuit. Allora, non facciamoci prendere dal panico. Devo fare attenzione se si liberano più che altro ETPR. Se si liberano delle altre holding station. Ecco, si è liberata una holding station, ci sparo dentro delle chicken strips. ETPR. Ho bisogno ancora di pesce. Di tutto cod. VP. Cambiato colore con il potere di Jeff Bezos, lol. Allora, questi li cancello così almeno siamo poi pronti dopo per. Eccoci, allora, GVP. Adesso con questo è pronto. Chicken nugget 1, oil, no? 1, oil, eggplant 2. Un po' di burro e la bistecca. Un po' di burro e la bistecca. Dai, per ora ce la stiamo cavando. Ultime parole famose. Allora, 6 GVP. 5 GVP. 7 GVP. Di nuovo 6 GVP. Allora, qua dobbiamo mettere tomato PR 2 stick e O, stick O, 4GVP. Vada. Abbiamo ancora. Non ho visto neanche se ne avessi bisogno di cose. Ah sì, ne ho bisogno di un sacco. Chicken nugget. Metto delle. Egg, bacon, cheese, biscuit. Comunque sono migliorato, mi sembra, commentatore, grazie all'esercitazione di dattilografia questa settimana.
Non lo so, 7US. Ogni tanto devo continuare a controllare, però sono più autonomo certe volte. Allora, GVP. No, qua devo mettere TPR 3 TPR 4 GVP. Allora, qua si è liberata una holding station, abbiamo bisogno di pesce. TPR. Allora, GVP, 6 GVP, 7 GVP. E allora qua devo mettere, allora, pesce di uno non ne abbiamo. No, non abbiamo più nugget. B. Ne salvo, sì. Ah, ci sono le altre che stavo facendo, vabbè. No, ho bisogno di tantissimi hacca d'angolo, come si chiamano. O faremo quel che si può. UCR 2OE 3. No, questo è un 4. Dov'è il 3? US 5OE 6 e B, C, D 7 OE Cavolo. E non abbiamo delle. Ho fatto bene a cambiare l'ultimo perché qua TPR 3 SO. Allora, ho GVP 5 GVP 6 GVP. Allora, non ho più chicken nugget, quindi B. Ho bisogno ancora di questi. GVP 5 GVP. Ho bisogno ancora di GVP. Allora B C D Era l'ultima? Un hamburger perso che ora lo mangerei volentieri. Si nota che sei migliorato. L'altra volta guardavi molto più spesso la tastiera. Sono contento. GGVP, secondo me, comandi nascondono messaggi segreti. Può essere. Comunque io me lo ricordo sempre quella Hakadango, me lo ricordo sempre proprio per GGVP. Bello, 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 bello. Questo che era super più difficile come livello l'abbiamo fatto perfetto. Cioè, guardate quanti cavolo di soldi. Abbiamo servito 27 ordini di livello 2, 75 ordini di livello 1. Abbiamo fatto 101 consegne perfette. Niente, siamo bravissimi stasera, raga. Ok, cioè no, questo livello, quello di prima, abbiamo fatto pe... Cioè, no, ho fatto pe... Eh? Cos'è?
Challenge in Nashville, Tennessee? Fame and glory await! A food truck competition in the nation's capital? Chef! That's amazing! We should leave right away. Okay, hold on, Whisk. I don't think this rust bucket is ready for a 2,000-mile-long road trip. Sure it is! I'll plot a route that takes us through some of the most food-loving territories in the nation. Okay. That way we earn some money, upgrade the truck, and win the competition so Chef can get their restaurant back. That actually doesn't sound half bad. What do you say, Chef? Please. I mean, it's fine if you say no. It's really not, though. Please. Choices are important. And please. As a sentient being, you do have the choice to say no, and then we could all go home. Cleaver. What? What? Cosa posso rispondere? Cioè, e dai, mi ha detto please così tanto. Però sono curioso di scoprire che cosa succede se dico N. Se premo un altro pulsante, cosa succede? Non succede nulla. Kaiser? Non lo so, io voglio rispondere sì, ma sono curioso di cosa succede se gli rispondo di no. Premo Y. E se premo invio cosa succede? Spazio non succede niente. Ho messo Y. Ok. Ma se rispondevo di no? Andiamo nello Utah. Perché il questo è il Texas? Perché il Texas è nero e ci sono delle altre zone tutte rosse? Blu? E tanto curiosità, se io rifaccio quella cosa là e la finisco, c'è di nuovo la cazzina che mi faceva dire sì no? Penso di no. Tra l'altro non ha più perso il fotogramma, vero? No, infatti. Secondo me che era quell'impostazione suggerita da Twitch che non era corretta. Ah, è tutto... Food Truck Attack. No, erano quelli famosi che diceva che ci sono gli altri food truck che cercano di farci esplodere tutto. Oh, mareo. Ok, tutto chiuso finché non facciamo abbastanza robe. F, quante strade sono? G? Mareu, e dobbiamo fare 18 di argento almeno. Oh, crebbio. Non sarà facile, penso. Abbiamo sempre solo un cosino, tra l'altro, per fare un upgrade. Ho un menù da 5 punti. Breakfast, proviamo allora. No, sono tutti che richiedono holding station. No, vabbè, i pancakes non erano troppo difficili. L'altra volta li ho messi e non ho avuto troppi problemi. Però che Kaiser metto come altro? Non mi ricordo, i muffin com'erano? No, piuttosto che mettere un 1 che richiede l'holding station, meglio prendere qualcuno con l'holding station facoltativa. Tipo uno di questi due con le uova. Vediamo un po'. Sono contento che ci sia sta trama qua, però. Boiled eggs. Ok, due. Poached eggs. Ma se lo metto qua, invece... BP. E poi dopo li posso servire. Quanti me ne fa servire, tra l'altro? Ok, non sono tantissimi, però non sono difficili. Questo potrebbe essere fattibile, uova bollite. Uova in padella. Roma, ok.
Sunnyside. Ah, o lo fai all'occhio di bue o lo fai a... No, sbattuto, come si chiama? What? Non gli è piaciuto? Invece se metto qua faccio 4 e 4. E quanti me ne fa? Poi me ne farà 8, immagino, spero. Speriamo. Sì. No, 6 me ne fa. Sì. Vabbè. Vada. Sì, mi piacciono le uova. Allora, ho bisogno solo più di un punto. Tra l'altro abbiamo messo tutte le cose più difficili là, ma... Al posto che i pancakes, se mettessi le uova bollite, facciamo le uova bollite al posto che i pancake. Dai, compriamo le uova bollite. Così, 2 punti possiamo metterli con il breakfast sandwich. Ah no, abbiamo tutte robe difficili per forza. Kaiser. Ah, questo va bene. Breakfast sandwich e poi... Questo da uno? Però com'è? Dall'India. Rice pudding. Beh, proviamo a vedere. Pudding. Flowers cranberry. 2. Pudding. Flowers cranberry. 3. Pudding. Flowers cranberry. Pistacchi. Fiori e mandorle. Allora, potrebbe essere un po' incasinato, però io so che se andiamo a fare le cose più difficili sono ancora più incasinate. Tipo le waffles, come sono? Le goffle, che poi sarebbero. Non so perché dice vengono dal Belgio e loro le chiamano waffle. Waffle è un nome in inglese. In Belgio le chiamano goffle. Mica le chiamano waffles. Ah, solo bianca. Questa non ha una doppia preparazione, no. Cereali invece. Allora. Fever Blast Milk Strawberry. Juicy Who Milk. Juicy Who Milk 3. Juicy Who Milk. Corn Flakes Milk. No, andrei sul coso indiano, va. Mi sembra comunque più facile. Evergreen Meadows. Mo fai il francese a Ostano, Goffre. Waffles. No, beh, quando sono andato in Belgio le chiamano Goffre. Mica le chiamano Waffle. Là c'era scritto originale del Belgio, allora se mi dici che sono originale del Belgio si chiamano Goffre. Allora. That two-bit town of Boise, Idaho, and say hello to open plains, roadside chimichangas, and heart-to-heart conversation. No heart-to-hearts or chimichangas. Ok. But can you at least say hello to Evergreen Meadows? Wait, this is Evergreen Meadows. I thought it'd be greener. Oh, this place was never green. Evergreen Meadows decided the best way to attract Stanno tourists dicendo tante cose, ma non sto was to capendo break up high-class niente. photography. But it's not all that. You know, before the Blue War, this place was hugely popular for off-roading bikes and offloading bodies. Oh, wonderful. Non riesco a seguire i vostri discorsi, ragazze. Uccidi. No problem, chef. Non ho più robe.
F3, fammi questi. Ok. Mareu, che casino già all'inizio. Allora, questi ci servono per forza. Poi voglio altri di questi. Di già? Quante fermate abbiamo? 3 fermate. 4 UCM. Sì, io sono pronto per la prossima fermata. 5 E, B, C, I. Allora, aspetta che metto delle uova a farsi. 4 BG, 6, 7 BG. Ho bisogno di altre uova. Allora, BG. BG. Ancora altre uova. Ah no, ma si stanno facendo. Allora. BP. 3. No, F3. BP. Ah, ho bisogno ancora di altri biscotti. Oddio. U, E, C, I. 3. Pudding, pistacchio, flowers, cranberry, almonds, U, E, C, I, 5, P, I, F, L, P, I, F, L, U, P, I, F, L. Adesso sarà un casino perché ho bisogno di tanta di quella roba che neanche ci possiamo immaginare. B, G. 3 BG, 4 BG, 5 BG. Sparami via tutto. Riempiamo un'altra cosa di uova. 3 BG, 4 BG, 1 BG, 3, 4 BG. Fammi delle altre uova e fammi delle altre uova bollite. Ancora altre uova bollite. Ancora uova bollite. Fai invece adesso delle alla piastra. No, uova in padella. Poi io le chiamerei uova in padella. E l'ultimo. E ci siamo? No, ok, route complete. Che paura, che paura. Cioè, l'ultimo stop è stato impegnativo, però. Uè, ce l'abbiamo fatta anche sto giro. Grandi. Grandi. Mi piace comunque anche l'audio che ha messo per questo. Qui. Yes! Saliamo di livello. Abbiamo sbloccato un chip di upgrade, però non so se ci basta per... Ah, abbiamo sbloccato ancora achievement, che è tipo... Ah, ok, semplicemente fare una medaglia in questa zona. Ma se io girassi quello facendo delle altre strade, evitando gli attacchi del coso... Ah, voglio vedere prima se... Customized truck new. Ah, perché sì, ci sono delle robe, dei trinket nuovi che ci ha dato. Questi probabilmente. Questo. Ah, beh, mettiamo la cartolina qua, dai, ci sta. E il cook serve delicious restaurant, dai. Va bene,
Più che altro, upgrade truck. Quanto mi costa questo? 4. Ciaone, no. Non ho tutti quei punti. Mi piace questa musica perché ha un tot di potenza, ma anche è anche chill. Proverei questo, ma 10 punti. Ci proviamo. Ah, una sola fermata. Ah no, 5 stops. Day 1. 10 punti è davvero tanto. Ah, ci proviamo. Vabbè, andiamo con questi. 8 punti. Kaiser. No, se facciamo 2, 4, 6 non ci arriviamo. Ah, la prima idea è questa. Ma non bastano. Allora, o mettiamo qualcosa da 3 o 2 da 2. Mettiamone uno da 3, ma cosa mettiamo da 3? Cavolo. A meno che non mettiamo 4 da 1. Riusciamo a mettere 4 da 1? Proviamo. A questo com'è? Quahuzondles del Messico. Allora. Ok, questi probabilmente sono ok lì. Però dobbiamo condire qualcosa probabilmente. Perché se sono di livello 1 e non 2, perché ci sarà da fare qualcosa dopo aver. Non mi piace la cartolina là dietro comunque. Cioè, lì. Perché mi confondo le idee su cosa sono là. Sì, ok. Devo metterci poi la. La salsa. Però penso che sia meglio averne tanti da livello basso che non uno da livello alto. Anche se però questi qua no, perché questi qua ce li ho tanto. Cioè questi qua ce li hai costantemente, mentre questi qua ce li hai solo tra una stazione e l'altra. Quindi facciamo che mettiamo al posto che il breakfast sandwich, mettiamo uno di livello 4. Che è o Beef Wellington o Sliders. Vediamo quello che ci piace di più. Allora, com'è che è? Pastry. Veggie Mix. Proskwell. Ok. Wrap. Score. E poi Butter and Salt. Mannaggia, sono lunghissimi. Pastry, Veggie. Proskwell. Wrap, score, butter and salt. Ok, non è troppo complicato. Cioè, è lungo ed elaborato. Però alla fine ha 3 step. Poi gli fai wrap, score. Ok. Ci sta. E poi gli servi, no? Ok. Mentre invece questi, che sono tipo dei paninetti stuzzichini. Ah, chicken e oil. 2 chicken e oil, fin qua non sono difficili. Beef sarà beef e oil, ok. Ma tanto forse c'erano anche sti qua nel vecchio. Poi però dopo com'è? Chicken, lettuce, cheese e regular top. Ok. Chicken bacon com'è? Con la A? Avocado con la V, sprouts e regular top. Ok, ci mettono anche poco a cuocersi. Mi sa che mi piace di più il.
questa sorta di polpettone, che non è un polpettone, però è tipo una carne arrotolata. Proviamo, dai. Vediamo un po' se non esplodiamo malissimo. Io ho un po' paura, però. Allora. Ah, ok, però fino a 8 errori abbiamo l'argento. Va bene. Allora, GVP, intanto mi chiedono già un sacco di Hdango e non mi piace sta storia. Allora, iniziamo a fare questi. Pastry, ducks, beef, no, wraps, US, due pastry, veggie, prosk, US, 4 è pastry veggie, no. Oe. Oe. US. Non ho finito le holding station. SG. E questi li mettiamo. 3 SD. Ma 6 ho premuto. ETPR. Si vede di no. Stanno andando male gli Hdango. Cos'è che sta andando? Ok. GVP3. GVP che sta andando male. No, ok. 3 GVP e 7 GVP. A, B, F3, C, D, no. Ho sbagliato, lo so. No. 2 O E. Ma non ne avevano bisogno neanche di Hdango, vabbè. Era una fermata al volo questa. Ma è solo la 2 su 5, oddio, sarà difficilissimo. Allora, quello con i funghi, questo è TPR. Ok, come si è messo adesso? Allora, bisogna ancora di un Hdango. Quindi, beef, US, PVR. Però vedo che siamo così là perché mi stanno andando male le cose qua. E sapevo che me ne arriva sempre quello l'ultimo. Cooking
Abbi. No, mi è andata male una cosa. L'ho sentita. No, non volevo questa, volevo il 3. Che casino, GVP. Non ho più strips. Che paura. Niente, abbiamo già fatto un errore. No, do it again, un Kaiser, non posso fare più errori. Rare, perché ce n'è uno raro? No, ok, andato gli altri dovrebbero andare bene. Qua è PGP. Qui. Questo lo butto già perché tanto andrà male. Scusi, la melanzana non era ancora cotta. Ci sembra la signora che rimane alla fine da sola comunque. TPR. Allora, B 4C F5D allora, US USP VR OE 5PD B US 6 OE 7 PVR. Ma no, perché il culo è andato male? Ma perché è andato male? Perché è bruciato? Perché cavolo è bruciato? E stava benissimo un attimo prima. Mannaggia. E TPR. No. No. GVP, 2 GVP. B. Crebbio sta andando male. Ho rifatto quello perché sapevo che mi sarebbe andato male, di sicuro. Cavolo, non ho più holding station di niente. GVP 7 GGVP. Ho bisogno di altri Hdango? No, però di Nugget sì. Dai, pesce. Ne resta una fermata. Oh, no, questa è l'ultima. Dopo mi riguarderò nel video su YouTube che cosa cavolo ho sbagliato nel secondo. Il primo me ne sono accorto. E tutto questo è neanche metà del livello 9, mannaggia la miseria. Ah, tra l'altro la rata di cambio è diversa rispetto all'altra, mi sa, eh. 57, 55 per CC, mi sa che prima erano di meno.
Che casino questa comunque. Oh, è stato tostino. Adesso abbiamo sbloccato qualcos'altro o dobbiamo per forza passare di là? No, c'è questo. E quello. Per cui poi potremo fare questo. Sì, forse più o meno riusciamo a sbrogliarcela senza fare quelli. Questo chiede 4 ori però. Questo l'abbiamo fatto oro, sì. Però questo è solo un argento. Volete fare ancora uno veloce veloce o chiudiamo qua? Che dite? No, non è andata malissimo effettivamente. Pensavo peggio, però è che abbiamo tenuto molto bene all'inizio e poi dopo è iniziato ad andare tutto un po' a ramengo. Uno di consolazione, va bene. Che tra l'altro c'è l'unico che mi ha aperto, mi sa, Thanksgiving. Oppure abbiamo. Allora, o questo qua di ringraziamento, o questo da 3 punti sull'insalata. Comunque quelli da 3 saranno di sicuro molto più fattibili. Dipende da che cibi abbiamo. Però comunque rispetto a quello da 10. Quattro fermate e due fermate. Quello da due fermate sarà più corto probabilmente. Uno veloce? Avete preferenze? Thanksgiving o insalate? Invidia le Faccio quello del ringraziamento, se non dite niente, eh? Vado? Vabbè, andiamo con quello del ringraziamento. Standard, sì. Kaiser. No, non lo so se andiamo con il ringraziamento. L'altro com'è? Ah. Alla faccia del veloce dobbiamo impararne per forza. Vabbè. No, facciamo il ringraziamento. Falafel. Tacchino. Prosciutto. Sì. E poi. Insalata verde che ci servirà per l'altra. Però no, aspetta, voglio. Come voglio impararla in salata, come. Non. Scusami, non me la fai imparare. Ah no, ok. Vediamo un po'. Allora. Ah, mi basta mettere tutto dentro. Va bene. Ci sta. D'altronde è 1 da 0. Qua invece cosa mettiamo? Questo l'abbiamo già fatto, mi sa di sì. Sì. Aggiungi. Jerk chicken, mi sa che non l'ho mai fatto. Però a livello 0 non dovrebbe essere difficile. KGM. Che schifo, non sembra per niente invitante. Lo mettiamo lo stesso e poi banana foster. Dai. Non ci farà guadagnare un sacco di soldi di sicuro, ma va bene, dai. Ha 5 fermate però questo. No, 4 fermate. Più lungo quindi dell'altro, però. Allora. US. No, mettiamo quelli con la holding station obbligatoria prima. Però mi sembra molto più facile che non l'altro, eh. Ah già, l'insalata va male molto in fretta. No, dai, se la prima fermata è così facile. Vado. Cambiamo l'insalata.
Ah no, dobbiamo fare il prosciutto e degli altri falafel. No, la cambiamo qua l'insalata allora. Siamo già arrivati. GM2KNP 3USP RKNP 5KNP. Metti lì il fresco. Nol 6 e KMGM. Allora, ho finito anche i falafel. Anche l'insalata non mi basterà. No, ne sto sparando uno alla volta. Non abbiamo più falafel? Ok, ma gli altri sono a posto. Che postaccio comunque dove siamo andati? Guardate lo sfondo dietro che... E cambiamo i falafel. Allora, GM2. SBR. Devo cambiare l'insalata. Cioè l'insalata che va male più in fretta della storia. Mai visto un'insalata che va male così in fretta? No, sta andando male il tacchino. Mareo, quelli si incavolano di brutto col fatto che il tacchino non è pronto. Cavolo. E niente, sono tutti che aspettano il tacchino. Ah no, è pronto, dai il tacchino. No, non c'è più insalata! Non c'ho più falafel neanche. Questo lo faccio nel dubbio ci debba servire. Che ci mettono una vita quelli a prepararsi. Turkey slice? Ah, no, ne servono altri. E beh. Scusa, di falafel ne posso fare un po' di più magari. Perché era medio quello? N'era uno non molto soddisfatto. Bisogno di altri falafel. Non so cosa non gli è andato bene a quel tizio comunque. Dovrò guardarmi la moviola. I due falafel della vergogna. Sono sempre due donne quella alla fine. Cioè, di solito è una donna, adesso erano due. Ne ho sbagliato uno. No, due.
Uno o due, non mi ricordo più. Non so perché non gli è andato bene. Eh no, quel tizio là è medio alla fine. Non è incavolato, gli ho sbagliato qualcosa di poco. Boh. Andrò a recuperarmeli per conto mio, sti qua. Soli soletti. Oh, abbiamo sbloccato qualcos'altro? Sì, Quicksave Delicious 2 Classics. Niente, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia questa sera. Adesso direi che sono abbastanza stanchino e abbiamo visto abbastanza cose. Tra l'altro, nel food catalog abbiamo adesso un sacco di cibi comprati. Cioè, questo trick che hai il menu in base a delle categorie, sei costretto a comprare sempre e quindi a sperimentare sempre roba nuova. No, vabbè, qua c'è ancora una vagonata di roba da comprare. Sì. Ce n'è tantissimi. Quanti sono? Sono 5 per riga. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 23, 231. Tantissimi. Niente. Pensavo di meno. LOL. Vi ringrazio per la serata. Ci sentiamo prossimamente. Buona serata. Ciao a tutti.